Salve a tutti ragazzi, bentornati alla terza parte di Rossfuoco. Ok, qua c'è lo scienziato che dovrebbe darci le scarpe da corsa. E andiamo a parlarci. Oh, Light, finalmente ti ho trovato, sono l'assistente del professor Rock. Ho qualcosa da darti, tieni. E ci dà le scarpe da corsa. Ok, lui se ne torna in laboratorio. Oh no, sarà sicuramente la mamma. E infatti. Ok, ragazzi, vi starete chiedendo da dove ho preso il nome Light. Bene, allora, ragazzi, dovete sapere che c'è un certo anime che si chiama Death Note e parla di uno studente universitario che un giorno trova un Death Note che è caduto sul suolo. Perché uno Shinigami l'aveva lanciato lì, così, perché era annoiato. E allora lui inizia a usarlo per uccidere tutti i criminali, insomma, e rendere, cioè, e creare un nuovo mondo puro, di cui lui sostiene sarà il nuovo padrone. Però la polizia non vede di buon grado questa cosa. Insieme a L aprono il caso Kira, ovvero la contrazione di killer in giapponese, e decidono di arrestare Light Yagami, che sarebbe Kira. E praticamente, allora, inizialmente Light giustizia solo quelli che fanno del male al prossimo o che commettono crimini. Però poi in seguito Light impazzisce. E sapete perché? Beh, perché diciamo che Light subisce il solito abuso di potere. Il solito abuso di potere, ecco. E diciamo che poi questo abuso di potere lo fa impazzire. E lui non è più se stesso. E dopo trova anche Misamane, che è una scema un po', perché si fa sgamare all'inizio, però dopo pretende di diventare la fidanzata di Light addirittura. Per un pelo non scoprono che è Light, è Kira, però alla fine niente. Suo padre, che è ispettore di polizia, comunque non lo scopre, muore perché aveva dato il 100% per il caso Kira, ma non ce l'ha fatta. E al momento più opportuno, fa un patto con Rem e uccide la L. Però poi arriva Nier, che è un bambinetto, insomma. E Light si prende un nuovo, diciamo, aiutante, un altro Kira, che si chiamerà Mikami, ecco, Mikami. Niente, è un bellissimo anime che però termina in malo modo, ovvero Nier lo scopre e alla fine proprio Light è impazzito del tutto, è irrecuperabile con il cervello, insomma. E praticamente anche Ryuk dice che alla fine è stato sconfitto da Nier, purtroppo. Niente, è stato un anime veramente toccante perché l'ho visto tutto. Dalla A alla Z, e alla fine Misa ci resta così male perché praticamente lei viveva per Light e si suppone che lei si sia suicidata, però l'anime non lo rivela, ma fa intuire questa cosa. Intanto troviamo una Baccachi qua, e prima c'era anche una Baccarancia.
torniamo qua che non ho preso Nidoran, che sarà il nostro nuovo membro. Oddio, spoiler. Intanto ammazziamo qualcuno. Eccolo qua. Tononda. Sarebbe anche il venditore di Magikarp per il tipo acqua, ma io ho già un'alternativa. Ma non vi dico chi è però. Solo che dire, io cerco sempre di fare il team originale piuttosto che scegliere gente solo forte, tipo solo Dragonite o solo Meowth in in sostituto per tutti che si prendono Dragonite e Tyranitar. Eh sì, può essere un'idea, però io conto più sull'originalità che sulla forza. Dopotutto, vere pippe ce ne sono pochissime, tipo Hanon, la vergogna della lotta, insomma. E niente, andiamo qua. Ci curiamo. Quasi sarei anche tentato di andare dentro. È lì l'ingresso, infatti. Però prima voglio andare a vedere una cosa, perché mi sembrava che più indietro ci fosse qualcosa che dovevo prendere. Non vorrei sbagliarmi. Andiamo a controllare. Dove cazzo vado? Allora, vediamo. Qui non c'era uno strumento nascosto che ho saltato. No, mi sa che mi sto confondendo. Non lo so. Mi sembrava che ci dovesse essere uno strumento che ti dava qualcuno o che fosse nascosto. Ma a quanto pare forse mi sbaglio con la MN Flash che si ottiene con 10 specie. Ah, attenzione! Per chiunque non lo sapesse, ragazzi, vi dico già una cosa. Se per caso voi, tipo, non so, prendete due Caterpie, il secondo Caterpie, lui, il Pokédex non lo conta come, diciamo, se avete 8 Pokémon e prendete due Caterpie, vi conta solo 9 perché devono essere specie diverse. Ecco. Quindi se ne avete 8 di Pokémon e ne volete altri 2, dovete fare Caterpie e Weedle. Perché sennò il Pokédex non conta i doppioni. Sì, ecco, è questo il succo. Facciamo lottare un po' Nidoran, che ne ha bisogno. Anche se è di una natura che mi fa schifo, forse la cambierò. Insomma, ragazzi, lo so che non dovrei farlo, però ragazzi, capiatemi, la natura timida è uno schifo per Nidoking. E io voglio proprio cambiarla. Cioè, sarebbe come per un Tyranitar essere modesto. Non va bene per niente. Allora io fuori porta lo riprendo e pazienza. Oh ragazzi, mica posso. L'abbiamo scottato il Caleferi. Wow. Ok, continuiamo con questo Nidoran. A fare fuori tutti. Caro Nidoran, mi dispiace doverti dire ciao ciao, però ecco, sono io che sono sfigato. Vabbè. Caramella rara. No. No. Va via. Vediamo
tentiamo di non vederlo. Mi ha visto. Vabbè. Cambiamo con Charmeleon. Braciere. Goodbye. Voltorb, rimettiamo in campo Nidoran. Non metto soprannomi perché non è una Nuzlocke Challenge. Altro doppio calcio. Addio. E l'abbiamo anche avvelenato. Avete visto? Bene, andiamo a vedere cosa c'è in quelle scale. Vedete lì che ci sono delle scale? Ecco, non voglio rovinare la sorpresa, però. Ma sì, ormai ve lo dico. Ecco, ragazzi. Se andate lì, ci sono dei membri del Team Rocket. Esatto. Quelli che sconfiggeremo anche in suo server. Guida che peraltro ho accantonato, non è sospesa, però. Capiatemi, insomma. Ho già detto nella parte 1 perché non mi riesce di registrare. Dovrei trovare una nuova sostitutiva, ma ora hanno chiuso Mega Upload. Ci tocca andare su Rapid Share e io non trovo neanche tante roba. Rune di fuga. Bene, bene. Qui abbiamo detto che non c'è nient'altro. Altri Geodude. No, non voglio salvare. Vai Charmeleon. Sì, tocca un po' a lui. Se no fa tutto Nidoran e non va bene. Braciere, addio. Altro braciere, addio. Bene, battuta. Dunque, questo bullo me lo ricordo, fin da rosso, hai Rattata, e poi insomma, si capisce che bulli hanno Rattata. Quindi appena vedete un bullo, sempre mettete il vostro Mankey o Nidoran. Vabbè, questo Zubat, strano, molto strano. Da quando in qua hai gli Zubat? Vabbè. Ecco qua, come vi dicevo, qua nei sotterranei troverete le reclute da sconfiggere, ovviamente. Qui ci voleva Pikachu. Tonashok, addio. Tonashok, 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 addio. Battuto. Qui c'è furto. Tipica di Rocket, vero? Ok, lasciamo lui perché qua dovrebbe esserci. Esatto, un avventuriero. Tipico di rosso e blu. Trovare avventurieri nel Monte Luna è facile. Continuiamo a suon di calci. Forza, fatti valere. Livello 16. Ragazzi, indovinate cosa succede adesso? Rindovinatelo. Esatto, Nidorino. Scusate se in questa parte non c'è l'audio di gioco, ma Fantasia me lo ha probabilmente cancellato. E sì che quando l'ho registrata ieri c'era. No, anzi, dire il vero, l'ho registrata lunedì. Che cazzo dico? Va bene, penso che adesso possa bastare. Noi ci vediamo alla quarta parte. Ciao da Master Type Illusion.